Ecco i finalisti della sciabola maschile. Hanno raggiunto la finale Edoardo Reale, Frascati Scherma e Daniele Stirpe, Virtus Scherma Lame Tricolori. La finale sarà arbitrata da Jacopo Rubini. E dagli ordini di Jacopo Rubini, Daniele Stirpe della Virtus Scherma Lame Tricolori di Cerveteri, Edoardo Reale del Frascati Scherma, Reale del Frascati Scherma, si giocano la finale dei cadetti di sciabola. Si parte con una falsa partenza. Non va a segno l'attacco di Reale, primo punto per Stirpe. Come Iacomoni in precedenza, si è giocato la conferma tricolore, in questo caso è Stirpe che è il campione in carica. Attacco di Reale che mette a segno la prima stoccata, poi finisce addosso all'avversario. A segno l'attacco di Stirpe, 2-1. Era l'attacco di Reale. Due pari. Ha perso il cavetto Reale. Buona la linea di Reale. Avete visto, Stirpe ha proprio cercato il ferro, Reale non gliel'ha fatto trovare, ha cambiato bersaglio. L'unica cosa che si può fare tenendo la linea può essere tenuta ferma e comunque si può cambiare bersaglio, si può cavare, è l'unico movimento che è consentito a chi è intenzionato a tenere la linea. Adesso c'è un cartellino giallo a Stirpe per la partenza anticipata. Attacco di Reale 4-2. Assegno l'attacco di Reale, 5-2. Attacco buono di Reale, 5-3. Molto difficile contenere l'avversario quando si prende tutta la pedana. Quando l'attaccante si prende tutta la pedana, adesso Stirpe va da Reale, chiedegli scusa perché l'attacco è arrivato un po' peso, a volte succede. Attacco di Reale, 6-3. Allora, adesso c'è la partenza anticipata di Stirpe, però è Reale che ha chiesto l'alt, in effetti
la partenza anticipata è concreta e quindi Stirpe aveva già il giallo e quindi si prende il cartellino rosso per falsa partenza. Corto l'attacco di Reale, 7-4, accorcia Stirpe. Si porta sempre un pochino avanti con il busto Stirpe sull'avvoi, deve stare attento a non sbilanciarsi. Due attacchi consecutivi di Reale che si porta sul 7-6, accorcia. E di Stirpe, scusate. Attacco di Reale, 8-6, siamo in pausa. Riprende il match che ha sempre comandato Reale, ma Stirpe è riuscito a riportarsi sotto. Siamo 8-6, due punti di margine per l'atleta del Frascati Scherma che, come detto, è il detentore del titolo. Deve cambiare il cavetto Stirpe. Approfittiamo per un qualche secondo di coaching in più. Allora, vediamo un po', 8-6 il punteggio. Attacco che non va a segno, quello di Stirpe, non si è accesa proprio la luce. 9-6. Bravo a riuscire a legarsi le scarpe con il guanto. Guardia. 9-6, Reale a segno, no, perché va a subire la parata dell'avversario, adesso vuol provare la sciabola. 9-7, attacco di Reale, avete visto, partito Stirpe, si è fermato, poi Reale è riuscito a mangiare quella frazione di secondo che le ha consentito di tirare l'attacco lungo. Parata e risposta di Reale, ma non è buona. Chiede il video? Sì, vuole il video Reale. L'arbitro dà l'attacco diretto di Stirpe. Vediamo un po'. Troppo veloce questo però. Viene confermata la stoccata. 10-8. Pronto,
chiede il video Stirpe. Allora, Stirpe avanza in modo un po' particolare, vedete? Avanza saltellando. Reale è fermo con l'arma in linea, tira dentro, guardate, guardate. Un po' la muove. E però c'è anche uno stop di Reale, di Stirpe. E viene data la linea, quindi buona, è buono il punto di Reale, confermata la stoccata. Attacco di Reale 12-8. Attacco di Reale a segno. Chiede il video Stirpe. Diverso movimento di gambe, vediamo il movimento del braccio che ho valutato, vediamo un po'. Confermato l'attacco e quindi è il punto numero 13 per Reale. 13-8. Quasi spaccata Reale, dolore alla gamba. Sono dotati di un compasso estremamente ampio gli sciabolatori, sono quelli che tirano nettamente gli affondi più lunghi. Attacco di Reale 14-8. È la parata risposta di Reale che chiude questo tricolore. Problema fisico anche per Stirpe, ma ad assalto finito. E quindi Edoardo Reale si conferma campione tricolore. Due conferme in queste due finali. Si chiude per quanto riguarda la parte agonistica la terza e penultima giornata dei campionati italiani cadetti e giovani. Domani su queste pedane le stesse armi ma con gli under 20, quindi le spadiste, gli sciabolatori e i fiorettisti. Rimanete con noi per le premiazioni e per le interviste. Grazie.